Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. Oggi su Fame Chimica parleremo di un materiale che tutti noi conosciamo benissimo, tant'è che siamo abituati a vederlo tutti i giorni in casa nostra nelle applicazioni più disparate. Parleremo infatti della gomma e siamo talmente abituati ad averla sempre intorno che non ci ricordiamo degli sforzi che sono stati fatti in passato per arrivare a produrre questo materiale. Infatti, basti pensare che la gomma è la protagonista della più grande impresa di chimica industriale della storia. Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Siamo nel dicembre del 41 e in seguito all'attacco giapponese alla base militare di Pearl Harbor, la fornitura di gomma naturale proveniente dall'Oriente cessa improvvisamente, mandando in crisi l'economia americana. Ma come mai la gomma naturale è così importante per gli Stati Uniti? Ve lo diciamo dopo la sigla. La gomma naturale è un elastomero, ovvero un materiale che tende a tornare alla posizione originale dopo essere stato deformato. Deriva dal lattice di alcuni tipi di piante e la sua versione più famosa è il caucciù, che deriva dal lattice della Havea brasiliensis, ovvero una pianta originaria del Rio delle Amazzoni. In quanto elastomeri hanno ovviamente delle proprietà elastiche che sono conosciute fin dagli inizi del XV secolo, anche se vennero sfruttate solo circa 2 secoli e mezzo più tardi, quando Charles McIntosh li utilizzò per inventare i cappotti impermeabili. Questi cappotti però presentavano svariati problemi, tant'è che tendevano a congelare e a rompersi d'inverno e a sciogliersi d'estate, per cui l'utilizzo della gomma naturale venne abbandonato fino a circa il 1839, quando un altro Charles Goodyear, inventò un metodo per migliorarne sensibilmente le proprietà, ovvero la vulcanizzazione. Questo processo utilizza calore e zolfo per migliorare le proprietà della gomma, e proprio per questo motivo è stato battezzato in onore del dio romano del fuoco, Vulcano. Ma cerchiamo di capire meglio. La gomma naturale è una macromolecola lineare chiamata poliisoprene. È un polimero dienico, proprio perché il monomero che lo compone, l'isoprene, presenta 2 doppi legami. Infatti diene significa doppio alchene, quindi appunto 2 doppi legami. Sono proprio questi doppi legami il segreto della vulcanizzazione, perché nelle giuste condizioni di temperatura e pressione, ed in presenza di zolfo, vengono a formarsi come dei ponti che reticolano la molecola fatti appunto di zolfo. E questi ponti si vengono a formare in corrispondenza di un carbonio molto reattivo detto carbonio allilico, ovvero un carbonio adiacente ad un doppio legame, questo qua. Le caratteristiche finali della gomma vulcanizzata dipenderanno quindi dalla quantità e dalla lunghezza di ponti di zolfo intermolecolari e intramolecolari che si formeranno durante il processo di vulcanizzazione. Molti ponti di zolfo porteranno a un materiale molto duro e fragile. Ponti corti, ovvero con pochi atomi di zolfo, porteranno a un materiale con scarse proprietà meccaniche ma alta resistenza alla temperatura, mentre ponti lunghi, ovvero con molti atomi di zolfo, porteranno ad ottime proprietà meccaniche ed alta resistenza a trazione. Ovviamente però sarà necessario controllare il processo di vulcanizzazione per ottenere un materiale che abbia le caratteristiche desiderate, perché non esiste una gomma perfetta, ma tutto dipende dall'utilizzo che se ne vorrà fare. Per tornare in tema, comunque, prima di entrare in guerra, l'America faceva utilizzo di tantissima gomma per gli usi più disparati. La gomma era importantissima già in tempo di pace. Pensate solo all'industria dell'automobile. Era centrale nella vita degli americani, aveva un grandissimo bisogno di gomma per le ruote. Il fabbisogno di gomma degli Stati Uniti d'America ammontava circa 600.000 tonnellate all'anno, che aumentarono a circa 1 milione di tonnellate con l'entrata in guerra. Pensate, per fabbricare un aereo da guerra era necessaria circa 0,5 tonnellata di gomma, un carro armato ne richiedeva 1 tonnellata e una nave da guerra circa 75 tonnellate. Inoltre, ogni soldato richiedeva circa 15 kg di gomma tra scarponi, vestiti ed equipaggiamento. Va da sé che dopo il blocco delle importazioni gli Stati Uniti si trovarono in un bel guaio, perché non solo erano i maggiori consumatori mondiali di gomma, ma non avevano materia prima e non avevano l'industria della produzione. Per cui l'attacco a Pearl Harbor fu il catalizzatore che spinse gli Stati Uniti d'America a creare praticamente dal nulla un'industria della gomma sintetica. Altri paesi come Germania e Russia studiavano già da tempo questo settore, infatti il prezzo della gomma naturale era molto altalenante e serviva un piano B in caso di necessità. In Russia nel 1910 Lebedev aveva studiato la polimerizzazione del butadiene utilizzando sodio come catalizzatore, tra l'altro riuscendoci per caso perché il sodio in chimica organica veniva utilizzato per disidratare composti organici nel caso del butadiene ne causò la polimerizzazione. Contemporaneamente in Germania era stata sintetizzata la gomma metile, ossia polimetilbutadiene, che però richiedeva tempi di polimerizzazione dai 2 ai 6 mesi e la gomma ottenuta infine era pessima, per cui il progetto venne abbandonato alla fine del primo conflitto mondiale. Con l'avvento del nazismo, la Germania puntò ad una sua indipendenza dall'estero e iniziò a studiare molto intensamente la produzione di gomma sintetica.
mise a punto un processo per la polimerizzazione del butadiene usando sodio come catalizzatore, proprio come il processo russo, però copolimerizzando il diene con altre molecole, con stirene ottenendo la gomma BunaS e con acrilonitrile ottenendo il BunaN. La presenza di altre molecole all'interno della catena polimerica permise di ottenere delle gomme con delle caratteristiche particolari. Ad esempio il BunaS era una gomma per pneumatici, avente una grande resistenza ad attrito, mentre il BunaN era una gomma per applicazioni speciali che resisteva quindi all'attacco di oli e grassi. Durante gli anni 30 gli Stati Uniti compirono qualche sforzo per ottenere quantità accettabili di gomma sintetica, ma la grande disponibilità che vi era dall'estero rese questo un problema quasi secondario. Fino al dicembre del 41, però, quando gli Stati Uniti si trovarono all'improvviso quasi costretti a creare da zero un'industria della gomma, perché ne andava della sopravvivenza del paese. In questo frangente, la gomma butadiene stirene si rivelò di grandissimo interesse, mentre gli studi condotti da parte della Standard Oil per ottenere monomeri a partire da petrolio si rivelarono di vitale importanza. Venne infatti messo a punto un processo di deidrogenazione, ossia di rimozione dell'idrogeno dagli idrocarburi, che permise di sbloccare la produzione di butadiene in larga scala. Venne inoltre messa in atto quella che si potrebbe definire una manovra bio. Infatti in quegli anni vi fu un'eccedenza nella produzione di grano, che portò quindi al crollo dei prezzi. Serviva un sistema per utilizzare questo esubero. Si decise di far fermentare il frumento in eccesso per ottenere etanolo. L'alcol etilico veniva poi ossidato all'acetaldeide che, reagendo con un'altra molecola di etanolo, portava alla formazione di butadiene con la perdita di due molecole di acqua. Questo processo, messo a punto dal chimico russo Ostrom Izlensky, venne usato per produrre una quantità molto elevata di butadiene. Infatti venne poi varata una legge nel luglio del 42 in cui si stabiliva che il butadiene e la gomma si sarebbero dovuti produrre in stabilimenti adiacenti alle aziende agricole. Un'altra storia interessante è anche quella dell'industria della gomma in Italia, costruita su un metodo molto simile a questo e sviluppato da un altro russo rifugiatosi in Italia, Alexander Maximov, e dall'italianissimo Giulio Natta, unico premio Nobel per la chimica italiano. Potremmo parlare di Natta per ore, quindi facciamo che gli riserviamo un altro video. Prendete questa piccola parentesi come un trailer e torniamo a vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Anche molte distillerie presenti sul suolo americano vennero convertite in siti produttivi per alcol per questo processo chimico. Però, a causa degli elevati costi, questo processo bio fu anche il primo ad essere dismesso alla fine del conflitto. È anche uno dei motivi per cui, ancora oggi, viene preferito il petrolio come materia prima per ottenere polimeri in generale. Ma di questo ne parleremo poi in un altro video. Quasi contemporaneamente, il presidente Franklin Delano Roosevelt lanciò un appello a tutti gli americani chiedendogli di raccogliere il più possibile della gomma presso tutte le stazioni di servizio in modo tale da riutilizzarla per scopi bellici. Oltre a questo, vennero imposti il car sharing e un limite massimo di velocità di circa 55 km/h in modo tale da limitare al più possibile i consumi di gomma. Questi accorgimenti migliorarono la situazione, ma non furono sufficienti. Infatti, se l'America non avesse trovato un modo efficiente per produrre gomma, avrebbe perso la guerra. Venne così costituito un comitato, composto da 25 tra i massimi esperti del settore, sia industriali che accademici, che in un solo mese presentò un piano vincente per concentrare 12 anni di lavoro in soli 2 anni. Ebbene, gli americani ce la fecero in 18 mesi. Il governo stanziò 700 milioni di dollari per brevetti, ricerca e la costruzione dei 51 impianti previsti dal comitato per la produzione di monomeri e polimeri. Le principali aziende produttrici di gomma vennero unificate sotto un direttore della gomma, che aveva il totale controllo sull'approvvigionamento e sull'utilizzo di materia prima e prodotto finale. Venne così creata la GRS, una gomma simile al BunaS, che poteva essere quindi miscelata alla gomma naturale di recupero, usando quindi gli stessi macchinari per il trattamento e risparmiando enormi quantità di denaro. Venne definita anche una ricetta unificata, diciamo, che prevedeva il 75% di butadiene, 25% di stirene e persolfato di potassio come catalizzatore, tutto polimerizzato con un metodo in emulsione. Un'emulsione è una miscela di due liquidi immiscibili in cui uno è disperso in modo omogeneo all'interno dell'altro, proprio come la maionese, ma questa maionese ha deciso le sorti della Seconda Guerra Mondiale, quindi analizziamo la situazione un po' più nel dettaglio. Questo metodo prevede la presenza di un tensioattivo, per intenderci un sapone, che permetta la formazione di micelle all'interno del solvente di reazione, che in questo caso è acqua. Le micelle hanno una testa polare, come l'acqua, e una coda apolare, come il nostro monomero, e andranno a disporsi formando una bolla al cui interno sarà contenuta buona parte del nostro monomero. La parte restante invece si riunirà in dei goccioloni immiscibili all'interno del solvente. Il persolfato si comporta da iniziatore, ovvero va a creare un radicale, ossia una molecola con un elettrone
protone spaiato e molto reattiva, che andrà a iniziare la reazione di polimerizzazione che continuerà finché non sarà disponibile del monomero, che man mano migrerà dall'esterno della micella all'interno della micella fino a che non sarà presente in ambiente di reazione solo il lattice della nostra gomma sintetica. Gli sforzi della ricerca negli anni del conflitto portarono a migliori metodi di sintesi di monomeri e a processi di polimerizzazione molto innovativi, nonché all'ottenimento di polimeri per usi speciali con particolari caratteristiche. Inoltre vennero messi a punto metodi di analisi molto avanzati che permisero di ottenere una maggiore consapevolezza e conoscenza della struttura molecolare di questi polimeri, portando all'ottimizzazione ulteriore dell'industria della gomma sintetica. Nel 1945, a soli 3 anni dall'attacco a Pearl Harbor, gli Stati Uniti avevano un'industria di produzione di gomma sintetica da 920.000 tonnellate all'anno, creata praticamente dal nulla. A posteriori, le operazioni di pianificazione, coordinamento ed esecuzione di questa operazione furono paragonate a quelle dello sbarco in Normandia, e non furono meno importanti. Anzi, possiamo dire che l'industria di produzione della gomma sintetica ha permesso agli alleati di vincere la Seconda Guerra Mondiale. Detto questo, speriamo che questo video un po' più storico del solito vi sia piaciuto e per forza di cose abbiamo dovuto tagliare diversi dettagli molto interessanti, quindi vi invitiamo a consultare le fonti che lasciamo in descrizione e vediamo appuntamento al prossimo video di Fame Chimica. Ciao, ciao ragazzi!